termine della partita serale contro l'Atalanta, anche per i ragazzi di Longo si può parlare di impresa. Il 3-2 finale e la rimonta vincente coronata negli ultimi minuti è scattata per i Granata dal 2-1 nerazzurro di fine primo tempo, con fantastico gol di Varano, uno dei top player della stagione. Il crollo fisico bergamasco, specchio di una seconda parte di stagione negativa, ha evidenziato tutta la potenza granata e l'esperienza di classe 1994. L'aspetto caratteriale conta molto giocando a calcio, insomma, tutti sono stanchi, anche quelli del Torino sono finito con i crampi, quindi voglio dire, questi ragazzi qua è un mese che non gli manca la partita, quindi sotto questo aspetto qua è anche normale che questo avvenga. Quello che invece dove abbiamo sofferto credo che sia sotto l'aspetto fisico, ma di struttura, di centimetri, credo che questo si è visto in modo evidente, perché vabbè, hanno sistemato il risultato su delle palle inattive alla fine, sul gioco non mi sembra che abbiano fatto più di noi, insomma. È chiaro che la differenza l'ha fatta la struttura dei giocatori che ha il Torino, con abbinato, chiaro, le qualità. Giasi, uno di questi, l'ha piazzata con prepotente diagonale quando i supplementari sembravano opzione più che probabile, aprendo subito dopo in mix zone la contesa per la finale. L'anno scorso comunque abbiamo fatto noi la partita contro la Lazio e siamo usciti, abbiamo perso 1-0, però quest'anno siamo forti, andiamo a giocarcela e speriamo di fare il risultato contro la Lazio che l'anno scorso ci siamo buttati fuori.